ringraziare innanzitutto l'organizzazione per avermi dato la possibilità di raccontarvi in questa sede la mia attività di ricerca, che è svolta prevalentemente presso la Fondazione Santa Lucia in collaborazione con l'Università di Roma La Sapienza. E in effetti l'argomento trattato è un argomento che si collega in un certo senso a quello precedente, al seminario tenuto dal professor Ursino. Ci tengo a precisare però che sono due approcci differenti per studiare il cervello umano. L'approccio proposto e spiegato dal professor Ursino, quindi basato su modelli matematici, permette di fare delle ipotesi, a partire di alcune ipotesi sul funzionamento del cervello umano, di creare dei modelli, di farli funzionare, di lanciare delle simulazioni e di vedere alla fine se il risultato, il comportamento finale di questi modelli si avvicina e si accosta a quello reale del cervello umano. Quello di cui invece parlerò io oggi è un approccio top down, diciamo così, in cui si cerca di desumere il comportamento reale del cervello umano a partire dall'attività reale prodotta dal cervello. In particolare l'obiettivo è quello di estrarre dei numeri che possono in qualche modo caratterizzare le interazioni dinamiche fra le diverse aree cerebrali durante compiti che possono essere più o meno complessi. Quindi il concetto di rete è stato già largamente descritto dall'intervento precedente. Una rete è un sistema, una serie di componenti che sono interconnesse tra di loro. Esistono diversi tipi di reti. In particolare tengo a precisare che esistono differenze tra le reti che descrivono dei fenomeni reali, fisici, e reti che invece descrivono delle situazioni un po' più astratte, in cui i collegamenti, in cui le connessioni non sono delle entità tangibili. Quindi ad esempio nel caso delle reti informatiche noi abbiamo che i singoli nodi rappresentano i computer e le connessioni fra i diversi nodi rappresentano invece i cavi che collegano i diversi computer. Ma nel caso ad esempio delle reti sociali, dove i singoli nodi rappresentano le persone e le connessioni rappresentano i contatti di amicizia, beh, in questo caso la rete è una sorta di astrazione che riesce a descrivere una situazione diciamo non fisicamente reale. Qual è l'obiettivo in generale, lo scopo del considerare un sistema complesso nel suo insieme, cioè dal punto di vista delle varie interazioni? Lo scopo principale è quello che ci viene suggerito dalla storia precedente, per cui alcune proprietà complesse emergono soltanto quando si considerano le interazioni fra diversi elementi che compongono il sistema. Un esempio molto semplice è la molecola dell'acqua. La molecola dell'acqua è fondamentale per la vita e per molti organismi biologici, perché rimane allo stato liquido per un'escursione termica molto larga, ma questa caratteristica, questa proprietà fondamentale si può desumere soltanto se si considerano i tre atomi, l'atomo di ossigeno e i due atomi di idrogeno nel loro insieme, mentre non sono desumibili se noi consideriamo le proprietà dei singoli atomi. Questo per dirvi quanto è importante considerare un sistema nel suo insieme. Ovviamente il caso della molecola dell'acqua è un caso molto semplice, ma immaginate che cosa può succedere quando il numero delle entità che compongono un sistema cresce esponenzialmente. Le proprietà non sono più osservabili con gli occhi, ma esiste la necessità di poter descrivere in una maniera oggettiva, in una maniera matematica, le diverse interazioni fra le componenti del sistema. E qui interviene la teoria dei grafi, che ci suggerisce un modo per descrivere queste interazioni. Un nodo quindi è un oggetto matematico, come vedete in figura, composto da 5 nodi, in questo caso 6 connessioni. Una rappresentazione alternativa del grafo è la matrice di adiacenza, composta da un numero di righe, un numero di colonne pari al numero dei nodi del grafo. È possibile descrivere il tipo di connettività all'interno del grafo semplicemente ponendo un 1 in corrispondenza di una combinazione di nodi fra i quali esiste una connessione.
E questo tipo di rappresentazione permette in qualche modo di caratterizzare delle proprietà del sistema. Quindi si parla di proprietà della rete molto semplice, come ad esempio il grado, che descrive il numero di connessioni, la connettività di ciascun nodo. È possibile definire altri parametri, come ad esempio il percorso che esiste fra due nodi, in questo caso fra il nodo 4 e il nodo 3 possono esistere più percorsi, io ne ho evidenziato uno, ma se volessimo calcolare quella che viene chiamata la distanza fra due nodi, in questo caso bisogna prendere il percorso di lunghezza più breve che connette i due nodi. Quindi in questo caso sarebbe un percorso che passa per il nodo 2 e collega il nodo 4 e il nodo 3. Esistono proprietà più complesse, vedremo come questi indici saranno poi in grado di fornirci delle informazioni importanti sull'organizzazione funzionale di tutto il sistema. In particolare è stato definito recentemente un indice chiamato efficienza, che semplicemente è legato, è inversamente proporzionale alla distanza fra due nodi, e che ci indica quanto due nodi stanno comunicando efficacemente. Ovviamente due nodi che sono direttamente connessi fra loro avranno una massima efficienza nella loro comunicazione, ma ad esempio il nodo 4 e il nodo 3, che hanno una distanza pari a 2, avranno un'efficienza nella loro comunicazione che sarà dimezzata, proprio perché il percorso che devo fare per arrivare da 4 a 3 mi costringe a passare per il nodo 2. Questo tipo di informazione è possibile in qualche modo mediarla su tutto il grafo e ottenere un unico numero, uno scalare che ci fornisce un'informazione chiamata efficienza globale della rete. Un altro parametro è l'efficienza locale, che invece viene calcolato considerando la media dell'efficienza globale fra tutti gli altri sottogruppi. Alla fine la cosa che mi preme adesso sottolineare in questa sede è che l'efficienza globale fornisce in qualche modo un'informazione sull'integrazione della comunicazione fra le diverse componenti del sistema, mentre l'efficienza locale ci dà una misura della tendenza dei vari elementi della rete a formare dei sottogruppi strettamente connessi fra loro. Quindi abbiamo due indici matematici che caratterizzano due proprietà che sono contrapposte fra loro, quindi che forniscono il concetto di integrazione e di segregazione all'interno di un sistema. Per vedere come queste proprietà effettivamente riescono a descrivere la topologia dei sistemi complessi, riporto un esperimento che è stato fatto nel 2001. Si è preso un grafo completamente regolare in cui ciascun nodo era connesso ai suoi quattro vicini e con una probabilità P si è scelto di staccare i diversi collegamenti e riassegnarli agli altri nodi in maniera completamente casuale, fino ad arrivare a una probabilità pari a 1 in cui tutti i nodi erano connessi fra loro in maniera casuale. Come si può vedere, se tracciamo e calcoliamo i valori di efficienza globale e locale, osserviamo che i due tipi di topologie presentano dei valori opposti di efficienza globale e locale. In particolare nel caso del grafo regolare avremo un'alta segregazione, un'alta efficienza locale, perché per costruzione i nodi tendono a formare dei gruppi, ma l'efficienza globale sarà molto bassa, perché come vedete questo nodo per comunicare con quest'altro deve fare un numero di passi molto elevato. Nella parte opposta invece osserviamo che non esistono cluster, non esistono comunità all'interno di questa rete, perché tutto è più o meno connesso con tutto, infatti l'efficienza locale è molto bassa. Quella che invece è molto alta è l'efficienza globale, perché nel caso, prendendo gli stessi nodi che avevamo preso prima, ci rendiamo conto che questi due nodi riescono a comunicare in maniera molto più efficiente perché sono direttamente connessi fra loro. La novità di questo lavoro è stato quello di trovare una regione intermedia in cui sia i valori di efficienza globale che i valori di efficienza locale presentassero dei valori molto alti. Questo tipo di topologia è comunemente chiamata small world, perché si è visto che nell'ambito delle reti sociali la rete dei contatti presenta una caratteristica, una topologia di questo tipo. E come si ottiene una rete small world? Semplicemente staccando in maniera casuale un numero molto basso e riassegnando un numero molto basso di link a partire dalla rete regolare. Quello che si osserva è che, seppure
noi andiamo a togliere un numero molto basso di link, quello che succede è che l'efficienza globale aumenta drasticamente. E questo perché ogni volta un nodo che si trova in questa posizione sarà in grado di comunicare con il suo vicino, che a sua volta però è direttamente connesso con un nodo più lontano. Questo ci richiama a un fenomeno che è noto con il nome di 6 gradi di separazione, secondo il quale nella rete sociale ciascuno di noi può in realtà arrivare con 6 passi, con 6 strette di mano, ad arrivare a conoscere il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Per un principio molto simile e basato su questa topologia, questo è il, diciamo, ci dà un senso di come le reti Small World possono in qualche modo facilitare l'efficienza della comunicazione. Esistono diversi tipi di reti che presentano queste caratteristiche, come ho detto, diversi tipi di reti in natura, quindi su diverse scale spaziali, a partire dalle reti di distribuzione di energia elettrica, reti sociali, reti neuronali, reti, la struttura del web anche presenta una tipica caratteristica small world. Ma qual è il principio, diciamo, secondo il quale queste reti naturali hanno costruito una topologia simile? Quello che viene suggerito da, diciamo, diversi studiosi è un principio evoluzionistico secondo il quale reti small world sono molto stabili, nel senso che sono molto robuste a resistere ad attacchi apportati in maniera casuale. Questo è un esempio della topologia small world. Come vedete, ci sono dei nodi colorati in bianco, in grigio e in nero. E a occhio vedete subito che effettivamente se io apporto un attacco casuale, attacco inteso come rimozione del nodo e della sua connettività, avrò una maggiore probabilità di andare a prendere un nodo di colore bianco, che effettivamente non farà un grande danno a tutta la rete, perché semplicemente si andrà a togliere questo nodo e la sua connessione, ma tutto il sistema rimane intatto. Viceversa, se dovessi applicare un attacco mirato, intenzionale, e ad esempio identificare che esiste un hub, cioè un nodo centrale che ha un fortemente connesso con tutto il resto, il danno che provocherei sarebbe un danno letale per la sopravvivenza del sistema stesso, perché andrei a togliere tutta la comunicazione che esiste fra queste diverse comunità e il resto della rete. Un'altra proprietà interessante delle reti small world è che queste presentano, andando a calcolare i valori di efficienza globale e locale, un bilanciamento ottimale tra l'integrazione e la segregazione, cioè nessuno di questi due processi ha il sopravvento sull'altro, ma questo bilanciamento fa sì che la connettività si distribuisca in maniera ottimale per il trasferimento dell'informazione in parallelo all'interno del sistema. Questa è la panoramica che ci ha introdotto la teoria delle reti complesse. Adesso quello che vogliamo fare è capire effettivamente se il cervello si organizza in una maniera che può essere descritta ad esempio da caratteristiche small world. Quando si parla di reti cerebrali, tipicamente si fa riferimento a due tipi di reti: una rete anatomica, cioè noi possiamo ricostruire la rete anatomica a partire dalle informazioni che possiamo ottenere dalle immagini di risonanza strutturali, ad esempio, in cui andiamo a ritracciare, a ricostruire il percorso fisico che connette due neuroni o due popolazioni di neuroni. O esiste un altro cordone, diciamo così, per caratterizzare le reti cerebrali, così chiamate funzionali, perché quello che noi andiamo a caratterizzare non è un legame fisico, ma è un legame statistico, direi, fra le attività temporali, fra i segnali che si possono registrare in diverse regioni distribuite del cervello. Un primo studio ha mostrato come effettivamente la rete anatomica dell'uomo, in questo caso una rete anatomica del un database del macaco, di un primate, la struttura anatomica rappresentata qui sotto forma di matrice adiacenza presenta una clusterizzazione molto evidente, una segregazione. Ad esempio, in questo caso sono evidenziati 4 gruppi che sono corrispettivamente che rappresentano rispettivamente l'area visiva, quindi molto grande, e questa è l'area parietale, questa è l'area frontale, mentre questa è l'area centrale.
Come potete vedere, all'interno di questo cluster le connessioni sono molto, sono densamente connesse fra di loro, ma esistono anche delle connessioni al di fuori di questi blocchi che permettono quel fenomeno di small world che avevamo visto in precedenza, cioè permettono a questo blocco qui comunque di entrare in comunicazione con il terzo blocco che si trova sulla diagonale principale. Questo è quello che riguarda la struttura anatomica del cervello. Studi in questo stesso studio si è visto come simulando l'attività del il segnale di risonanza magnetica funzionale e generando dei segnali, la loro cross-correlazione fornisce uno schema e una struttura che è del tutto simile a quella che si osserva se andiamo a guardare la rete strutturale anatomica. Questo in qualche modo ci suggerisce che effettivamente c'è una sorta di influenza da parte della struttura anatomica a far sì che i segnali che il cervello produce sono dei segnali correlati fra loro, ma che producono una rete funzionale che è sovrapponibile a quella anatomica. E questo quando noi andiamo a generare un'attività che rappresenta in qualche modo uno stato di riposo del cervello, quindi un'attività spontanea del cervello. E qui si inserisce diciamo, il contributo originale che si è sviluppato all'interno del laboratorio, e cioè l'ipotesi era quella che effettivamente una configurazione del tipo small world potesse caratterizzare in particolare l'attività spontanea cerebrale. Ma quello che abbiamo pensato era che patologie cerebrali, ad esempio, o semplicemente il fatto di poter essere impegnati nel pensare in un compito cognitivo o in un compito motorio, potesse in qualche modo alterare questo bilanciamento ottimale tra integrazione e segregazione. Tutto questo per dire che queste variazioni poi potevano in qualche modo essere interessanti, perché potevano fornirci delle informazioni sulla riorganizzazione delle aree cerebrali durante diverse situazioni sperimentali. A questo punto, in questa immagine cerco di farvi, cioè quello che voglio dire è che esistono diversi modi per stimare l'attività cerebrale in modo non invasivo, quindi senza dover perforare il cranio di una persona, ma è possibile in modo non invasivo cercare di catturare dei segnali di natura elettrica o magnetica attraverso diverse tecniche. In questo caso noi abbiamo utilizzato spesso l'elettroencefalografia, che semplicemente consiste nel porre dei sensori sulla superficie dello scalpo e di rilevare i segnali che cercano in qualche modo di caratterizzare l'attività elettrica prodotte dai neuroni. Le caratteristiche di un tipico segnale EEG, quindi di un segnale elettroencefalografico, sono già state descritte precedentemente. Esistono, questo è lo spettro di densità di potenza. Il segnale EEG presenta una natura oscillatoria, ci sono delle bande di frequenze, delle bande di oscillazioni caratteristiche, ad esempio la banda alfa tra i vari fenomeni che può riflette i fenomeni attentivi. La banda beta, ad esempio, è più responsiva per quel che riguarda dei compiti motori. A questo punto abbiamo cercato di sviluppare una catena di elaborazione del segnale G che permettesse di applicare diciamo, lo studio delle reti complesse a partire dai segnali G per caratterizzare diverse situazioni sperimentali. Questa è la catena tipica di elaborazione per stimare le proprietà delle reti funzionali cerebrali. A partire dai segnali G è possibile effettuare una sorta di preprocessamento, quindi filtraggi in diverse bande di frequenza, rimozione di artefatti. Volendo è possibile utilizzare una tecnologia avanzata che permette sempre in modo non invasivo di stimare l'attività prodotta dalle aree corticali piuttosto che utilizzare segnali un po' rumorosi generati a livello dello scalpo. A partire da questi segnali è possibile poi utilizzare diversi strumenti a partire suggeriti da tutti quei metodi che vengono proposti dalla stima della connettività funzionale, quindi si parla di cross correlazione, sincronia fra due segnali, causalità di Granger, entropia. È possibile con ognuno di questi modi stimare un pattern di connettività funzionale tra le diverse aree cerebrali,
Abbiamo visto in un intervento precedente che è importante poi selezionare soltanto le connessioni che sono significativamente legate al task e che non sono ad esempio dovute al rumore. Alla fine quello che è possibile è caratterizzare il pattern di connettività funzionale mediante il grafo ed estrarre gli indici delle reti complesse. In questo caso oggi volevo raccontarvi un'applicazione, in particolare nel caso di una patologia molto limitante come una lesione alla spina dorsale che causa inevitabilmente paraplegia o tetraplegia a seconda dell'altezza della lesione corrispondentemente alla vertebra. Questo è lo schema, è uno schema che mostra come esiste un'area specifica del cervello chiamata area motoria che è direttamente e indirettamente in contatto con i muscoli del nostro corpo e che diciamo in qualche modo comanda e manda il segnale per effettuare un movimento e a sua volta riceve un feedback sul fatto che il muscolo ha effettivamente compiuto il movimento. La lesione alla spina dorsale provoca una resezione di questo percorso e quello che ci siamo chiesti a quel punto era come l'area cerebrale motoria si sarebbe comportata in seguito al fatto che non esisteva più il feedback e la comunicazione con i nervi periferici e con la comunicazione indiretta con il muscolo. Abbiamo preso una popolazione di soggetti sani, abbiamo chiesto loro di effettuare un movimento del piede, abbiamo selezionato fra le diverse aree cerebrali 12 aree cerebrali che sapevamo a priori essere diciamo, appartenenti a un circuito motorio, quindi in particolare l'area di Brodmann 7, le aree primarie motorie del piede, le supplementari motorie, l'area di Brodmann numero 6, area premotoria, tutte aree coinvolte nella preparazione e nell'esecuzione dei movimenti. Abbiamo preso una serie di pazienti che hanno accettato di partecipare allo studio, abbiamo chiesto loro di tentare di fare il movimento, purtroppo non potevano più farlo, quindi abbiamo chiesto loro di tentare, questo in qualche modo rievocava un pattern di attività simile a quello generato dai soggetti sani. E abbiamo stimato i pattern di connettività funzionale e li abbiamo caratterizzati con la teoria dei grafi, in particolare questa è la rete di connettività che si osserva nella banda beta. In questa figura viene sinteticamente rappresentati i risultati che abbiamo ottenuto, sulle asse X abbiamo disposto i valori di efficienza globale, quindi di integrazione, sulle asse Y i valori di efficienza locale, la distribuzione di puntini neri rappresenta una distribuzione di valori ottenute a partire da 1000 grafi, 1000 reti random, quindi generate le cui connessioni sono disposte in maniera casuale. La prima cosa che si osserva è che i valori rosso rappresentano i valori medi ottenuti a partire dalla popolazione sana, i valori rossi i valori ottenuti dai pazienti, ogni valore ottenuto in banda di frequenza è codificata dalla lettera greca corrispondente. Quello che si osserva è che tutte le reti EEG, diciamo le reti cerebrali, si distaccano parecchio da un comportamento casuale. In particolare ci rendiamo conto che nessuna delle reti che abbiamo studiato assume delle caratteristiche small world e questo in qualche modo va a favore della nostra ipotesi in cui avevamo ipotizzato che una struttura small world potesse esistere soltanto nel caso di attività spontanea. Qui i pazienti e i soggetti sono impegnati in un compito e ovviamente avviene una ridistribuzione dei link, dei collegamenti che ci fa osservare una deviazione da una configurazione ottimale. È ancora più interessante vedere questa differenza che risulta poi significativa tra i valori che otteniamo per i pazienti e i valori che otteniamo per i soggetti sani. In particolare osserviamo che mentre non esistono differenze tra i valori di efficienza globale, esiste una significativa differenza tra i valori che si ottengono di efficienza locale. Quindi le conclusioni che si possono trarre a partire da questo esperimento sono due sostanzialmente. La prima è che nei soggetti sani il fatto di essere impegnati in un movimento come quello che può essere un movimento molto semplice, quello del piede, ha
abbiamo uno sbilanciamento della, diciamo, dell'efficienza ottimale della comunicazione fra le diverse aree cerebrali a favore dell'efficienza globale. Quindi quello che osserviamo è che le aree sono più connesse fra loro in maniera distribuita, questo per permettere una maggiore coordinazione durante la preparazione del movimento. La seconda conclusione è che durante invece il tentativo di movimento nei pazienti osserviamo sempre uno sbilanciamento, ma è opposto a quello che osserviamo nei soggetti sani, cioè noi osserviamo che in questo caso è l'efficienza locale che è molto più alta dell'efficienza globale, quindi la rete non è più una rete di che permette una comunicazione fra tutte le aree coinvolte, ma è una rete che tende più ad avere una configurazione regolare in cui le diverse aree cercano di connettere più fortemente con le aree vicine a loro. In particolare poi quello che abbiamo visto è un ruolo predominante delle aree supplementari e motorie che per compensare il fatto che non esisteva più il feedback da parte del muscolo, l'informazione da parte del muscolo a causa della resezione, aumentava la sua connettività proprio con le aree primarie motorie per in qualche modo supportare e permettere ancora di eseguire di produrre un'attività che fosse il più possibile simile a quella che si osservava nei soggetti sani. Concludo dicendo che in tutta questa rappresentazione e in tutta questa descrizione delle reti complesse cerebrali l'informazione del tempo è stata finora trascurata, eppure questa informazione è molto importante perché è possibile stimare delle reti cerebrali che variano nel tempo, dove il tempo non si intende solo millisecondi ma anche giorni o mesi, e in qualche modo se noi andiamo a estrarre le proprietà delle reti in questi diversi istanti temporali, a questo punto possiamo costruire una serie appunto temporale che può essere fondamentale per descrivere, per fare delle predizioni, soprattutto nel caso di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, in cui si osserva un progressivo deterioramento delle funzioni cerebrali. Sempre a mo' di grafo desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di svolgere la mia ricerca. Questo è un grafo in cui ogni singolo nodo rappresenta una persona, le connessioni rappresentano il numero di articoli fatti insieme. Come vedete sono circondato e protetto direi quasi da una serie di persone. Desidero in primis ringraziare la professoressa Sernella Salinari, il professor Babiloni e Febo Cincotti dell'Università Sapienza, insieme all'ingegnere Stolfi e alla dottoressa Donatella Mattia e alla dottoressa professoressa Marciani del Santa Lucia. Vi ringrazio per la cortese attenzione, ho terminato, grazie. Grazie. E ci sono domande? Prego. Allora, prima di tutto grazie per la presentazione, molto chiara. E i grafi sono uno strumento particolarmente interessante per rappresentare informazioni complesse e multivariate. Mi chiedevo, avendo avuto l'occasione di lavorarci nel caso di reti di relazioni fra proteine, reti di relazioni fra geni, se anche in questo caso tu avessi avuto dei problemi che sono legati alla sogliatura, nel senso che a seconda del criterio che si utilizza per apprendere la rete direttamente dai dati, le proprietà topologiche del grafo possono cambiare anche fortemente, per cui uno passa da una struttura scale free a una che non lo è e quello che sembrava un hub non lo era più e così via. Chiaramente dipende anche dal rapporto segnale-rumore che ha e dalla qualità dell'informazione, quindi non essendo esperto di questo settore mi interessava avere un feedback sulla robustezza dei risultati. Sì, in realtà questo è un problema che affligge questo, non dico questo tipo di analisi, ma affligge proprio gli strumenti che vengono utilizzati per catturare l'attività cerebrale. Gli strumenti a disposizione, quindi risonanza magnetica funzionale, elettroencefalografia, presentano tutte delle limitazioni perché il rumore è una componente importante che modifica
anche di giorno in giorno, in giorni diversi, ma anche all'interno della stessa sessione, può modificare appunto le proprietà del segnale che viene catturato e quindi del pattern di connettività funzionale e quindi delle reti cerebrali, degli strumenti basati sulla teoria dei grafi. Un metodo che noi abbiamo cercato di sviluppare per cercare di evitare questo tipo di problema è quello di confrontare all'interno della stessa sessione, durante la stessa registrazione, due tipi di compiti differenti. Possono essere ad esempio una condizione di riposo completo e ad esempio l'esecuzione di un task. In questo caso le proprietà, il rumore, se esiste un rumore di base, affligge entrambe le condizioni e quindi in un confronto statistico questi tipi di problemi possono essere in qualche modo ridotti, non eliminati. La domanda laggiù? Sì, poi tu. Grazie anche da parte mia della bellissima lezione. Volevo chiederle questa cosa, perché nella connettività funzionale, soprattutto io mi occupo di risonanza magnetica funzionale appunto, diciamo che generalmente è più famoso l'approccio basato sul dynamic causal modeling. Quindi volevo chiederle, secondo lei, quali sono i vantaggi o le differenze di un approccio basato sul dynamic causal modeling piuttosto che quello sui grafi? Sì, dunque l'approccio basato sul dynamical causal modeling essenzialmente ha bisogno di alcune ipotesi a priori per poter funzionare, cioè bisogna immaginare che il modello, bisogna immaginare qual è il modello, formulare un'ipotesi e poi fittarlo sui dati. Il vantaggio, non esistono vantaggi o svantaggi, forse la cosa migliore sarebbe utilizzare tutti e due i metodi ogni volta che si fa un esperimento. Il vantaggio però da parte dei metodi basati sulla connettività funzionale standard è che questi non hanno bisogno di nessuna ipotesi a priori, quindi vengono registrati dei segnali e semplicemente io, senza avere delle ipotesi a priori, provo a stimare quali sono le interazioni funzionali statistiche fra i segnali. Quindi queste sono, secondo me, le maggiori i vantaggi e svantaggi di ciascun metodo a livello di connettività funzionale, poi ovviamente il metodo delle reti complesse può essere utilizzato sia per le reti stimate con la effective connectivity, quindi il dynamic causal modeling, o con la connettività funzionale. L'ultima domanda per il professor Ursino. Andavo soprattutto con riferimento alla connettività che cambia velocemente nel tempo, qual è il ruolo delle non linearità che possono essere una causa di questi cambiamenti apparenti di connettività e poi qual è il ruolo del talamo, perché ormai si parla più che di sistema corticale, di sistema talamo-corticale, il talamo cambia il suo stato, fa da gating e può alterare in pochissimo tempo la connettività e quindi il fatto di avere poi delle ipotesi, in realtà, per ritornare alla risposta di poco fa, certe volte invece può aiutare, non essere un limite. Sì, infatti, come dicevo anche prima, l'approccio ideale sarebbe quello di avere un'integrazione fra le due metodologie ogni volta, perché un limite, ad esempio, dell'elettroencefalografia è quella di non arrivare a stimare, a catturare le attività del cervello nelle profondità, nelle strutture più profonde del cervello stesso, quindi il talamo è assolutamente irraggiungibile con l'elettroencefalografia e non si può quindi fare nessun tipo si può trarre nessun tipo di conclusioni. Per quel che riguarda la non linearità delle reti cerebrali, della connettività funzionale, soprattutto nel caso in cui si parla di millisecondi, probabilmente per ora ci sono diversi metodi che stimano la connettività funzionale basati su principi lineari, fondati sulla linearità, ma esiste un'altra serie di metodi che sono invece in grado di catturare anche le proprietà non lineari delle interazioni funzionali fra diversi istanti temporali. Bene, grazie. Grazie Fabrizio De Vico Fallani. Chiamo adesso per l'ultima lettura.